Bene, torniamo dagli studi di Umbria TV per questo secondo appuntamento con Sport in Umbria in compagnia di Alessio Fioroni, presidente della Liumati Rugby CUS Perugia. Con lui abbiamo parlato di rugby soprattutto, ma anche di altre discipline sportive. Adesso i campionati regionali di nuoto indoor in vasca corta si sono disputati alla piscina Pellini di Perugia e abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti appunto di questa manifestazione che ha visto parecchi atleti, i migliori atleti umbri. Due nomi possiamo farli. Una l'abbiamo anche sentita che è Sara Giolivi del CRAT 99 Città di Castello che ha vinto i 200 e i 400 misti. Il misto vuol dire vincere, sono una gara che racchiude tutte e quattro le specialità, quindi un'atleta completa, ma da segnalare anche il ternano Lorenzo Consoli che ha vinto ben 5 medaglie d'oro. Allora, il servizio dalla Pellini, Piscina Pellini di Perugia. Ci troviamo presso la piscina comunale Pellini di Perugia per i campionati regionali assoluti indoor, maschili e femminili, una manifestazione che ha visto al via 230 atleti per 690 atleti gara, in rappresentanza di 11 società, quindi una manifestazione ricca ovviamente. Forse ancora manca qualche risultato tecnico, ma per via delle Olimpiadi il calendario natatorio anche a livello regionale è un po' cambiato, quindi gli atleti sono in ritardo di condizioni. Ma sentiamo subito due piccoli eroi, no? Perché 1500 sono la gara del fondo, la gara più faticosa, forse anche quella più esaltante sotto certi aspetti, perché indubbiamente mette a prova la resistenza degli atleti. Allora, ha vinto Mirko Comodini del Drago Nuoto Terni davanti a Davide Palazzetti della Ponte Vecchio Nuoto. I due atleti sono in lizza, hanno il 21esimo e il 22esimo tempo a livello nazionale, quindi sono in lizza per entrare ai campionati italiani dove vanno i primi 20 tempi. Poi Sara Giolivi, che in realtà è stata un po' la reginetta di questi campionati perché ha vinto sia nel Delfino che nei 200 e nei 400 misti, che sono in effetti le gare che riassumono tutte e quattro le specialità e quindi l'atleta più completa. Quindi partiamo con Davide Palazzetti, poi Mirko Comodini e Sara Giolivi. E Davide Palazzetti da Ponte Vecchia è arrivato secondo. Il tempo com'è stato? Non ottimo, ma comunque ci stiamo preparando per i campionati nazionali, sia sui 1500 che campionato di fondo indoor a 5 km, che faremo tra la prossima settimana e domenica. Gara pesante e il tuo personale com'è? Ho fatto oggi poco sopra il mio personale, comunque per la preparazione che stiamo facendo è discreto. Siamo sempre noi due che ci giochiamo a 1500 e anche 5000. Ecco, siamo soddisfatti della prestazione anche perché veniamo dalla preparazione del 5000 per gli italiani. Abbastanza bene. Oh, il 5000 ovviamente è una gara non interna alla piscina. Sì, facciamo sia interna che esterna. Adesso stiamo preparando i campionati in vasca. Dopo una prestazione abbiamo fatto la Grifus. Oggi il tempo, che tempo hai fatto oggi? Oggi ho fatto 16:22, ho alzato un po' dalla mia prestazione migliore, però siamo soddisfatti perché sto cambiando rodata. Normalmente tra voi due chi vince? Sempre tu oppure vince qualche volta anche lui? Diciamo che fino adesso ho sempre vinto io, mi ha strappato una vittoria, ecco, una sua ripresa, un gioco alla pari. Quindi Mirko Comodini, campione regionale nei 1500, campionati regionali indoor di nuoto. Sara Giolivi del CRAT 99 di Città di Castello, eri attesa, tu sei una che vince spesso, no, a questi livelli. A livello regionale abbastanza, si può sempre fare meglio, però diciamo che sono abbastanza soddisfatta di queste gare. Ora vediamo come procede la staffetta e poi vedremo com'è il bilancio di questo campionato regionale. Certo, i tempi, che tempi hai stabilito? Sei soddisfatta delle prestazioni? Ecco questo.
abbastanza soddisfatta, ora aspettiamo la settimana prossima per migliorarsi e provare a centrare l'obiettivo finale, che sarebbe quello di entrare ai campionati italiani. Campionati italiani primaverili. Sì, mi manca pochissimo, quindi speriamo di farcela. Presente ovviamente a questa manifestazione il presidente regionale Mario Provvidenza, che ha fatto un po' il punto della situazione. In tre giorni realizzare una gara con questa presenza, diciamo, impegnativa non è facile. In più sono tutti atleti di vertice, perché c'è una selezione preliminare per l'ammissione alle gare, per cui non è che possiamo fare errori o elementi, diciamo, di ritardi nelle gare, per cui tutto deve filare liscio. Quindi questo è di buon auspicio per il proseguo della stagione, che poi culminerà con gli assoluti regionali a luglio, che molto probabilmente estivi, quelli che un po' fanno il punto della situazione di tutta la stagione, che si svolgeranno probabilmente come negli ultimi anni a Spoleto. Sì, diciamo che ancora non abbiamo la delibera definitiva, però l'orientamento del Consiglio di Comitato è quello. Ci auguriamo che dopo questa fase, nella fase primaverile ed estiva, ci sia un miglioramento importante, sensibile, nei tempi, nei risultati, perché fino a oggi abbiamo un attimino di stasi, nel senso che non ci abbiamo dei grossi miglioramenti rispetto alla scorsa stagione. Questo perché a causa delle Olimpiadi il calendario è stato un po' anticipato e quindi probabilmente i ragazzi non hanno raggiunto ancora la maturazione della preparazione. Quindi comunque importanti questi campionati, perché serviranno per i prossimi mesi. Sì, e adesso questo è stato il test più importante dal punto di vista degli allenatori, quindi da questo momento in avanti sicuramente loro saranno in grado di portare i correttivi tecnici per far fare quel salto di qualità agli atleti in tempo utile per le qualificazioni ai campionati italiani. Già dalla scorsa stagione, quest'anno sembra confermarsi, un marocchino che è praticamente naturalizzato italiano, è con il CRAT 99 Città di Castello, quest'anno è nella categoria ragazzi, Yassin El Aoukaili, un atleta che gareggia nello stile libero, praticamente fa un po' tutte le distanze, tempi ottimi, è tra i primissimi in Italia, tra i primi 7-8 in Italia, e quindi anche lui in lizza per cercare di andare ai campionati italiani. Com'è arrivata la passione per il nuoto? È arrivata quando facevo i centri estivi all'età di circa 5-6 anni, poi mi sono appassionato, all'età di 6 anni ho iniziato a fare i corsi, poi l'allenatore, il mio allenatore dei corsi mi ha chiamato a fare agonismo e da lì è iniziato tutto. Quindi tu ormai abiti stabilmente qui a Città di Castello, gareggia con il CRAT e quindi sei anche in procinto di partecipare ai campionati italiani? Giusto, sì. I tempi come siamo con le prestazioni? Sono abbastanza in alto, sono fra i primi 8 in quasi tutte le gare. Cioè, quindi tra i primi 8 a livello dello stile libero, diciamo un po' in tutte le distanze dello stile libero a livello nazionale. Prossimo appuntamento qual è? Prossimo appuntamento saranno i campionati italiani. Altra giovane speranza del nuoto umbro, Gaia Morosini della Ponte Vecchio Nuoto, che sta andando bene, gareggia in più specialità e quindi anche lei ha ancora il tempo per potersi migliorare e raggiungere dei tempi importanti. Da quanto è che nuoti tu? Preagonismo da quando ho 3 anni e l'agonismo da 2 anni. Da 2 anni, quindi già delle buone prestazioni. Qual è il tempo, l'obiettivo tuo proprio a livello di prestazione che vorresti raggiungere? Scendere sotto il minuto. Scendere sotto il minuto? Ovviamente parliamo dei 100 stile libero. Sì.